Ha preso il via ieri Wanema Festa degli Altri Vivi, la terza edizione della rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli e che andrà avanti fino al prossimo 3 novembre, che prevede aperture gratuite e straordinarie degli ipogei cittadini, oltre che concerti, reading, spettacoli teatrali e maratone cinematografiche. La presentazione della rassegna all'ex Ospedale della Pace in Via dei Tribunali, con Francesca Mirante, consigliere del sindaco per il patrimonio culturale diffuso materiale immateriale, Andrea Mazzucchi, consigliere del sindaco per le politiche culturali, e Gennaro Rispoli, direttore scientifico del Museo delle Arti Sanitarie, ex Ospedale della Pace. Ascoltiamo. La terza edizione parte dal Lazzaretto, d'altronde il Lazzaretto è stato il luogo della cura e di coloro che spesso si avviavano a diventare gli altri vivi, e poi è diventato uno spazio in questo momento importantissimo anche per la storia della medicina. La terza edizione di Wanema è un dato estremamente significativo perché è la dimostrazione che un format che l'amministrazione Manfredi ha fortemente voluto ha avuto un successo notevolissimo, l'ho avuto grazie alla capacità di mettere insieme la riscoperta di luoghi tradizionalmente poco visti, tutti gli ipogei della città, ma anche creando una serie di occasioni spettacolari tra il cinema, la letteratura, il teatro, la musica, che riflettono su questo rapporto particolarissimo che i napoletani hanno con la morte, che è un rapporto fatto non di orrore, non di timore, ma di capacità inclusiva. Un luogo che ha parlato e ha saputo parlare a chi si è salvato, ma anche a chi non ce l'ha fatta, proprio in questo spazio, quindi è il luogo adatto. Ospite d'eccezione per l'apertura di Wanema, il poliedrico cantautore, poeta, attore, giocoliere della parola David Riondino, che è intervenuto con una performance in cui ha alternato composizioni originali tratte dalle sue terzine ospedaliere a letture dal canone centrico della letteratura occidentale. Eccolo ai nostri microfoni. Questa manifestazione celebra tutto ciò, celebra, diciamo, l'infinito lavoro dell'essere umano a Napoli come a Bogotà oppure in Cina, no? Di dare un senso a questo passaggio e di riflettere sui riti che accompagnano il passare da un'altra parte.